Buonasera a tutti. Buonasera anche a chi ci segue da casa. Benvenuti a questa serata speciale del Mosaica Festival. Sono in effetti tutte serate speciali, ma questa era un po' che l'aspettavamo, perché come a volte avete visto sono tornati insieme i Pooh, sono tornati insieme Duran Duran, stasera tornano insieme due professionisti che sono dei grandi professionisti, e quindi li invito qua sul palco: Giampaolo Del Bianco, Giuseppina Tazzioli, e con la partecipazione di Maria Pia Barzotti, che sarà alle letture. Allora, li vado a presentare. Giuseppina Tazzioli è una psicoterapeuta esperta in psicogenealogia. Poi abbiamo Giampaolo Del Bianco. Giampaolo Del Bianco è un naturopata, un counselor, e è un mediatore familiare IMF, l'ho detto bene, e un HP in psicologia. Allora, lui è anche il direttore dei corsi di formazione dell'Università Popolare di Lucca, il fondatore dell'Università Popolare di Lucca, nonché il direttore dei corsi. Entrambi sono docenti dei nostri corsi. E niente, poi abbiamo appunto Maria Pia Barzotti, che è un'attrice, e quindi per l'occasione leggerà i testi, le poesie che Giampaolo e Giuseppina hanno selezionato. Si parlerà dell'isola che non c'è, che risuona in noi questo diciamo concetto in modo interessante, qualcosa da raggiungere. Ascoltiamoli perché ci conducono, vediamo se riescono a condurci quantomeno ad immaginare questo spazio magico che sembra quasi appartenere ai bambini, ma in effetti è un po' come la terra promessa. Prego. Buonasera a tutti. In effetti la presentazione di Simona è abbastanza esilarante, sembriamo un po' Sandra e Raimondo che sono ritornati, però c'è da dire che veramente per me è sempre una grande emozione. Quest'anno avevo pensato appunto di non partecipare, in realtà non ho resistito, e parto proprio dal ringraziare, cosa che si fa solitamente all'ultimo, ma si rischia di non dare l'attenzione dovuta. Parto con ringraziare ovviamente il Mosaica, a partire da Simona, che fa un lavoro incredibile per organizzare queste serate, il cui obiettivo è quello di mettere insieme delle persone che condividono con altre persone questa sera con voi il loro lavoro e le loro riflessioni, perché lo spirito di queste serate è proprio quello di creare condivisione, pezzettini di coscienza che si allargano, dibattito e confronto. Quindi ringrazio davvero tanto Simona, perché lei è proprio l'anima di queste serate. Insieme a Simona ringrazio il Gerard, che sta lì, adesso è dall'altra parte, che pur lavorando dietro le quinte lavora tantissimo affinché questo luogo possa essere un luogo di confrontazione, di incontro e di un'umanità che tenta di dare il proprio contributo a questo mondo che stiamo affrontando, a queste esperienze che stiamo vivendo. Naturalmente l'altra colonna portante del Mosaica, Paola, che è davvero una grande forza della natura, e per ultimo, ma non perché è meno importante, ma per affetto, il mio Raimondo, che è il mio caro amico fraterno con il quale condivido davvero tanto e con il quale ho fatto un grandissimo viaggio e con il quale spero ancora di viaggiare. E sono davvero emozionata io stasera, e mi piace molto anche il titolo che io ho semplicemente subito, tra virgolette, nel senso che mi hanno detto: questo è il titolo, se vuoi partecipare
vieni, e quindi, però è molto interessante, l'isola che non c'è, sappiamo che l'isola che non c'è ci evoca immediatamente la fiaba di Peter Pan e ci evoca immediatamente, come diceva prima Simona, un angolino di mondo, un pezzo che sta nei nostri pensieri, un pezzo di noi molto importante che sta nella nostra fantasia e che sta nei nostri pensieri, ai quali accediamo quando abbiamo ha bisogno di nutrirci e abbiamo bisogno anche di spostarci da quella che è la realtà che stiamo vivendo in quel momento. Quindi l'isola che non c'è come elemento personalissimo, come spazio personalissimo e intimo di nutrimento, di ricchezza, di libertà, in cui i nostri vizi e le nostre virtù lì possono avere libero accesso, perché non c'è nessuno che fa il censore, nessuno che pone dei limiti, quindi uno spazio anche aperto e libero. E prima di iniziare a parlare dell'isola che non c'è, vi vorrei proporre un piccolissimo, semplicissimo esercizio. Vorrei che ognuno di voi si desse qualche secondo, un minuto di tempo per entrare in contatto con quella che è la vostra personalissima isola che non c'è, quello che vi viene così di pancia. Molto bene, spero che siate riusciti ad entrare in contatto con quello spazio personale ed intimo, perché stasera faremo appunto un viaggio e lo declineremo in quelli che sono i diversi aspetti che questo spazio può assumere. Ho detto prima che l'isola che non c'è, che ci evoca appunto Peter Pan, è quello spazio in cui noi andiamo a nutrirci, in cui la nostra anima può viaggiare libera, i nostri pensieri possono essere liberi. Lì possiamo davvero, come dire, incontrare il mondo così come lo desideriamo, senza censure, senza limiti. Nella mia personalissima isola che non c'è, per esempio, io in questa fase incontro tante persone che sono libere di camminare, libere di andare da un paese all'altro senza dover esibire pass, ma senza neanche dover esibire permessi di soggiorno. Incontro persone che camminano e che occupano la terra come i camminanti occupano un territorio che è loro. Nella mia personalissima isola che non c'è, i bambini non devono scappare dalle guerre, non devono scappare dalle carestie e tutti hanno gli stessi diritti e la possibilità appunto di vivere la loro infanzia. Nella mia personalissima isola che non c'è, gli studenti possono andare negli altri paesi a fare ricerca senza essere arrestati o senza rischiare di essere uccisi, come purtroppo appunto accade troppo frequentemente. E l'isola che non c'è, dal punto di vista delle neuroscienze, loro ce la spiegano molto bene. Loro ci dicono che i nostri pensieri non stanno esattamente dentro la nostra testa. Noi li concepiamo e i nostri pensieri sono fatti di vibrazioni. E queste vibrazioni emettono una energia che entra nel campo, quindi entra nello spazio in cui noi siamo, così che determina una certa realtà. Lo sappiamo che noi siamo in grado con i nostri pensieri di creare una realtà, che noi siamo i co-creatori della nostra realtà. Leggevo l'altro giorno un articolo su un esperimento fatto dal gruppo di Greg Braden e loro avevano fatto un esperimento molto simpatico. Era un esperimento sul pensiero, sulla forza del pensiero e sull'intenzione. Un gruppo di sperimentatori in Arizona e un gruppo di sperimentatori in Australia. Il gruppo di sperimentatori in Arizona
aveva un'intenzione che era quella di velocizzare la crescita di alcuni semi che erano piantati in un laboratorio gestito insomma dal gruppo di sperimentatori in Australia. Quindi Arizona, Australia, non stiamo parlando di un campo propriamente vicino, di zone propriamente vicino. Bene. Il gruppo di sperimentatori ha focalizzato il pensiero, ha focalizzato l'intenzione e gli sperimentatori che stavano in Australia non sapevano su quale gruppi di semi, perché c'erano 4 gruppi di semi, stesse piante, stessa terra, stessa cultura, tutti uguali. Loro non sapevano su quale gruppo di semi si sarebbero focalizzati. E in effetti è accaduto quello che diciamo sempre, che siamo noi col nostro pensiero che co-creiamo la realtà. È accaduto che un gruppo di quei 4 di semi ha velocizzato di oltre il 30% il proprio sviluppo. Era un articolo uscito su Nature, quindi una rivista scientifica. Quello che le neuroscienze descrivono sotto forma appunto di vibrazione, la psicanalisi, la poesia, la fiaba lo conosce sotto un'altra forma, la mitologia lo conosce dall'antichità. E allora io, per parlare del ritorno all'isola che non c'è, ho pensato di far ricorso a una fiaba e a un racconto fantastico, o meglio, ho pensato di far ricorso a 2 ragazzi, perché in effetti i ragazzi dovrebbero essere proprio quelli che hanno talmente presente la loro isola che non c'è, in termini di mondo desiderato, in termini di mondo ideale, che possono essere utili per il nostro ragionamento sull'isola che non c'è. I 2 ragazzi che ho pensato appunto di convocare qui stasera con noi sono diciamo nati uno all'inizio del XX secolo in Inghilterra e uno all'inizio del XXI secolo sempre in Inghilterra. Uno non poteva non essere convocato, si chiama Peter Pan. L'altro si chiama Harry Potter. Ora userò l'espediente di questi 2 ragazzi per il motivo di cui vi ho parlato prima, ma anche perché loro, che hanno la loro personalissima e straordinaria isola che non c'è, fanno di questo strumento un uso molto diverso. Quindi li convoco perché così possiamo vedere, come dire, il lato d'ombra e il lato di luce di questo spazio molto nutriente, ma a volte potrebbe anche diventare una grande, splendida trappola. Ora, il primo che convoco è Peter Pan, che io chiamavo alle mie bambine quando erano piccole, chiamavo Pietro Pane, per renderlo un pochino più familiare. Allora, sapete che Peter Pan è nato appunto da uno scrittore che si chiamava James Matthew Barry, il quale, come accade nei racconti, come accade nelle fiabe e come accade anche nei miti, ha messo molto della sua storia personale nella fiaba di Peter Pan, per cui vi racconto 2 tratti della biografia dello scrittore perché mi servono appunto per parlare dell'isola che non c'è di Peter Pan. Allora, questo scrittore è diventato famoso, è uno dei più importanti scrittori della letteratura infantile. Nasce in Scozia nel 1860 ed è l'ultimo di 10 fratelli. E qui la mia passione per la psicogenealogia non poteva non entrare. Lui è l'ultimo dei 10 fratelli, gracilino. E come vi potete immaginare, essere decimo di 10 fratelli significa avere davvero poca attenzione da parte dei genitori. Provate solo a contarli, provate a contare da 1 a 10, quando arrivate a 10 ve ne siete già scordati. E lui amava intrattenere i genitori e in modo particolare la mamma, la cui attenzione era abbastanza così sfumata, raccontando delle storie.
succede un fatto importante nella storia di Matthew. Succede che quando lui aveva 7 anni, suo fratello David, il primogenito, che ne aveva 14, muore in un incidente con i pattini. David era il preferito della madre. La madre cade in una profonda depressione, tanto che Barry decide di presentarsi alla madre con i vestiti del fratello e comincia addirittura a fischiettare come fischiettava il fratello. Chi fa psicologia e analogia con me sa che questo si chiama figlio di sostituzione. È il tentativo del figlio sopravvissuto di aiutare la madre a elaborare il proprio lutto. E di lì la mamma inizia a vedere questo bambino, che prima già lo vedeva poco perché era il decimo, e comincia a strutturarsi tra di loro un'intimità fortissima, tanto che lei lo manderà ai suoi 8 anni, quindi dopo un anno circa, all'Accademia, poi andrà ad Edimburgo e si laureerà e diventerà appunto un importante scrittore. Un'altra nota biografica e poi passiamo alla fiaba. Matthew incontra nei giardini di Kensington, sapete che l'isola che non c'è è un'isola che non è in un altro mondo, è ambientata a Londra nei giardini di Kensington. Incontra nei giardini di Kensington, dove lui andava a scrivere, una famiglia, la famiglia Davis. Chi di voi ha visto il film Neverland si ricorderà, perché Neverland parla proprio della famiglia Davis. La famiglia Davis è formata da un padre, una madre e 5 figli. E Matthew Barry passerà tantissimi pomeriggi nei giardini di Kensington a giocare con questi bimbi ai quali si legherà fortissimamente. Di lì a poco i genitori dei bambini muoiono e lui diventerà il tutore di questi bambini insieme alla mamma. Di lì a poco scoppia la Prima Guerra Mondiale e non è che la sorte di questi piccoli ragazzi, come dire, è così felice. 2 moriranno in trincea all'età di 20 anni, 1 sempre all'età di 20 anni si suiciderà in circostanze strane, insomma, nel Tamigi, insieme all'amante. E quindi diciamo la morte e la rottura dell'infanzia, l'impedimento di questi bambini di vivere la loro infanzia, a partire appunto dal fratello David, hanno caratterizzato fortissimamente il lavoro, l'opera appunto di Matthew Barry, tanto che scrivendo Peter Pan adesso, insomma, si capisce benissimo come dire, che cosa sia effettivamente, che cosa rappresenti effettivamente Peter Pan, il bambino che non voleva crescere. Il bambino che non voleva crescere è una forma di cristallizzazione dell'infanzia che così precocemente ha perduto il fratello, il primogenito, il fratello appunto di Matthew Barry, ma che lui stesso ha perduto l'infanzia, perché nella misura in cui ha rinunciato alla propria identità, rinunciato a se stesso, vestendo i panni di un altro, col tentativo appunto di essere visto dalla madre, è chiaro che la rinuncia al periodo infantile e quindi la rinuncia a quella spensieratezza, la rinuncia a quella leggerezza, la rinuncia a quella fantasia ha riguardato molto da vicino l'autore, che ha in qualche modo riprodotto cosa? Il suo buco, la sua mancanza, il suo punto d'inciampo, il suo grande dolore è diventato per lui il centro del suo racconto. Perché che cos'è l'isola che non c'è di Peter Pan? È il luogo in cui Peter Pan porta appunto i bambini sperduti, che sono i bambini caduti dalla carrozzina perché la tata ha avuto un attimo di disattenzione. E che succede nell'isola
nell'isola che non c'è. Succede che lì non ci sono regole, non c'è legge, non c'è scuola, ci sono avventure, le avventure dei pirati, c'è la totale libertà, non c'è memoria. Una delle caratteristiche di Peter Pan è che lui non si ricorda che cosa ha fatto il giorno prima. Non c'è la capacità di trattenere l'esperienza. E sappiamo che è tipico dei bambini avere la libertà di rimanere nella fantasia e di stare nelle nuvole, e dopo il mio amico Giampaolo ci porterà appunto sulle nuvole. È tipico dei bambini costruire un mondo in cui tutto è possibile, e attraverso questo espediente Peter Pan fa una cosa molto precisa. Ma prima di dirvi la cosa che fa Peter Pan, voglio convocare l'altro, Harry Potter, perché Harry Potter, nonostante che sia nato 100 anni dopo, condivide con Peter Pan l'origine della sua vita. Anche Harry Potter è orfano, perché sapete che quando ha 11 anni Voldemort uccide i suoi genitori e quindi uccide anche sua madre, quindi, non quando aveva 11 anni, scusate, quando era appena nato, aveva un anno, vengono uccisi i suoi genitori, quindi lui è orfano. Sono due bambini a cui è mancata la madre. Il punto di partenza è lo stesso. Il loro compito è identico. Qual è il compito dei bambini? È quello di crescere, è quello di diventare adulti. Jung direbbe è quello di identificarsi, è quello di trovare il loro posto nel mondo, di intercettare i loro talenti e di sintonizzarsi con i loro talenti. E entrambi hanno un'isola che non c'è. Quella di Peter Pan è quella che vi ho appena accennato. Quella di Harry Potter non è così diversa. Harry Potter si specchia in uno specchio che si chiama lo specchio delle brame, nel quale non vede se stesso, non vede il suo volto, ma vede esattamente il mondo che desidera. E il mondo che desidera Harry Potter è il mondo in cui c'è lui, sua madre e suo padre, che sono liberi e felici e fuori dalla paura. Dunque, due mondi personalissimi in cui viene proiettato il grande desiderio di vivere in una dimensione nutriente, in cui l'amore genitoriale è presente, in cui i bambini si sentono visti, si sentono accolti, si sentono protetti e si sentono liberi. Dicevo, l'origine è la stessa, ma fanno un utilizzo diverso di questa particolare esperienza dell'isola che non c'è. A entrambi manca la madre, e sappiamo che la madre è il primo volto che incontriamo nella vita e che gli occhi della madre sono quelli che ci danno l'informazione di chi siamo noi e di cos'è il nostro mondo, e quindi la nostra prima identità, la nostra prima tessera sul nostro viaggio dell'identità, del nostro viaggio dell'identità, ce lo dà il volto della madre. L'altro grande elemento legato alla figura materna sono le mani. Cosa sono le mani della madre? Sono le madri del primo soccorritore, ovvero le mani del primo soggetto che ci protegge, che ci accarezza, che ci accudisce, che ci dà il senso del nostro confine, che ci dà il senso del nostro corpo. Ultimo elemento, il terzo ultimo elemento che simbolicamente rappresenta il materno, è il nutrimento, cioè il latte. Abbiamo parlato di identità, abbiamo parlato di contenimento,
Adesso parliamo di latte. Che cosa riceve il bambino quando succhia la sostanza lattea? Certo riceve la sostanza lattea, ma insieme riceve anche un'altra sostanza che si chiama connessione psichica, che si chiama amore, che si chiama affetto, che succhiandolo insieme alla sostanza lattea dà al bambino un messaggio preciso. Ecco qual è il senso del tuo essere qui. E il senso sta proprio in quell'interconnessione intima, precisa, specifica, unica, che tutti noi andiamo ricercando nella nostra personalissima isola che non c'è. Andiamo a ricercare quella connessione, quell'energia primordiale che ci arriva esattamente da quel momento lì. Certo ci arriva anche prima, ci arriva dal momento in cui siamo concepiti, perché al di là di tutti, come dire, le trappole che ereditiamo, perché non ereditiamo solo dei regni, ereditiamo anche dei guai, ereditiamo anche degli inciampi dei nostri genitori, ma c'è comunque un'energia primordiale che ha fatto sì che quell'ovulo e che quello spermatozoo, incontrandosi, facessero nascere la vita, la nostra vita. Ecco, quell'energia primordiale si dice che sia molto simile a quell'energia che c'è tra la madre e il bambino. Ecco, nell'isola che non c'è, in qualche modo noi andiamo a ricercare di riconnetterci con quell'energia primigenia, con quell'energia primordiale. Dicevo che fanno un uso molto diverso. Che uso fa Peter Pan di questa isola? L'uso che fa Peter Pan è quello della rottura. Non ne voglio sapere delle mie origini. Non voglio sapere che cos'è una madre. Ma lo voglio sapere così poco che cos'è la madre che non ne ho neanche la minima idea. Anzi, penso, dirà a un certo punto nel racconto, che sia una figura troppo sopravvalutata. Quindi Peter Pan fa dell'isola che non c'è proprio una svolge una precisa funzione, cioè il rifugio. Ah, lì mi posso rifugiare. Non c'è bisogno di madri, salvo che poi ad ogni bambina che incontrerà gli chiederà di fare la madre. Però l'utilizzo che ne fa Peter Pan è proprio quello della rottura. La ferita che ho, il buco che ho, la mancanza che ho è tale che io proprio non ne voglio più sapere. Mi costruisco il mondo alternativo. Meraviglioso, fantastico. Anche se c'è una zona d'ombra. Perché in questo mondo meraviglioso, alternativo, in cui insomma è un po' come essersi fatto una canna e stare lì e godersela di brutto, però in questo mondo meraviglioso rischiamo di rimanerci dentro intrappolati. Perché il gioco del mangiare senza avere il cibo, del fare finta di avere le cose è un gioco meraviglioso. Ma poi la vita è fatta anche di una dimensione concreta. Abbiamo anche bisogno di essere nutriti realmente. Siamo qui, la nostra anima è venuta, ha scelto questo mondo, di stare in questo mondo. E quindi Peter Pan fa proprio questo. In questo mondo lui reitera ossessivamente l'uguale a se stesso, in una dimensione di grande frattura rispetto al mondo del reale. E d'altronde il mondo del reale nell'epoca di Peter Pan erano i signori Darling, che erano molto legati al denaro, agli oggetti, a una dimensione di possesso. E Peter si rifugia lì anche perché dice: io non voglio confondermi con gli adulti che non credono nei pensieri belli, che non credono nelle fate e che non credono degli dèi. Peter si allontana come elemento di rottura rispetto a un mondo adulto totalmente sganciato dalla spiritualità.
Che cosa ci dice Peter? Dice: fate bei pensieri, perché sono i vostri pensieri che vi fanno volare. Sono i vostri pensieri che creano una realtà nella quale vi potete nutrire. Invece il suo amico, perché nella mia fantasia sono amici loro due, invece l'altro, Harry Potter, fa un altro movimento. Quando lui si specchia nello specchio delle brame e vede questa meravigliosa immagine nella quale lui, esattamente come Peter, vuole sostare, si ferma lì, ci va la prima sera, ci torna la seconda sera, la terza sera viene accompagnato dal suo amico Ron Weasley, il quale nello specchio delle brame vede lui che è capitano della squadra di Quidditch. Ma dopo un po' il padre adottivo, Albus Silente, che è il preside della scuola di Hogwarts, della scuola dove è andato Harry Potter, gli dice: Harry, fai attenzione, quello specchio non ti dice la verità, non ti dice niente di te, ti dice soltanto ciò che tu desideri, ti dice soltanto il mondo come tu lo desideri. È molto interessante, perché Harry chiede: e tu cosa vedi in questo specchio? E lui, in maniera scherzosa, dice: beh, vedo solo un vecchio con un paio di lunghi calzini in mano, perché sai, i calzini li perdiamo sempre. Ma in realtà anche Albus Silente, che era davvero il vecchio, che era davvero il vecchio preside della scuola di Hogwarts, anche lui in quello specchio vedeva la sua famiglia, e ci fa capire benissimo che in quello specchio lui vedeva quell'energia primigenia, quell'energia primordiale di cui parlavo prima. Ecco la zona d'ombra, il primo inciampo dell'isola che non c'è. È esattamente quello che è stato indicato da Albus Silente. Dice: attenzione, perché molti sono rimasti intrappolati in questo mondo. Noi abbiamo bisogno di stare nella vita. La nostra vita ha bisogno di te, Harry. E Harry lì fa un primo movimento. A differenza di Peter, che sceglie di rompere con l'originario, di rompere con le sue origini, Harry sceglie di rompere con quel meraviglioso mondo immaginario, ma sappiamo, e di questo ne parlerò dopo, che vi accederà ogni volta che avrà bisogno di energia, ogni volta che avrà bisogno di confrontarsi con i suoi limiti, con i suoi inciampi e con i suoi dolori. Dunque qui comincia il primo movimento, la prima torsione che fa Harry, che fa diventare quello spazio lì uno spazio di nutrimento e non uno spazio di fuga. Mi fermo qua, perché come ha preannunciato Simona abbiamo pensato anche alcune poesie, così da introdurre anche la parte appunto di Giampaolo, e poi continuerò con il percorso di Harry e di Peter. Grazie. Siamo nuvole, i nomi complicano la tessitura. Ma siamo nuvole, notturne, mattiniere, dipende, oltreggiose, spaurite, candide, sprezzanti, cavalieri e cavalcature, bastimenti e animali. Siamo pronte a dissolverci con fierezza in quel tutto pacatissimo del cielo ultimo che ci affida il mondo. Siamo nuvole, cambiamo vita di frequente. Lì, sopra il disordine della realtà, il fondo sereno delle cose, la pioggia, la sete. Ho voluto essere introdotto in questo mio intervento e ringrazio Giuseppina Tazzioli di essere qui con me. D'altronde solo con lei potevo condividere la mia isola che non c'è, perché mi lega un grandissimo rapporto affettivo con lei.
ho deciso di farmi introdurre, e ringrazio Maria Pia Barazzotti per averci letto questa poesia, da questa poesia perché parla delle nuvole e parla di un gesto semplice che ha accompagnato, credo, l'infanzia di tutti. E vi voglio portare in un ricordo molto intimo. Mi perdonerete un secondo se vi porto fino là. Si tratta di una donna e di un ragazzino che stanno camminando in un prato. A un certo punto la madre si ferma e invita suo figlio a sdraiarsi con lei sull'erba e a guardare le nuvole. Il bambino lo fa. È contento di potersi prendere un momento con la madre. E la madre fa un gioco che fa sempre. Comincia a raccontare delle storie partendo da quello che vede nelle nuvole. E quindi gli dice: vedi? Guarda lassù. Vedi che ci sono Achille ed Ettore che combattono alle mura di Troia? E sarà lì che il bambino imparerà ad amare la mitologia e poi la letteratura greca. E poi gli dice: vedi? Vedi che ci sono i principi e le principesse alla corte di Re Artù, e c'è un ragazzino della tua età che cerca di estrarre la spada dalla roccia. E poi vedi, ci siamo anche io e te che planiamo in deltaplano nel cielo. Il bambino guarda le nuvole sulle prime un po' spiazzato, perché non riesce proprio a vedere le immagini che la madre gli sta raccontando. E poi pian piano accade un miracolo. Le nuvole prendono esattamente la forma delle storie che la madre racconta. E lui ha come un'alterazione della coscienza. Comincia a vedere davvero Achille ed Ettore che lottano alle porte di Troia. Comincia a vedere la spada nella roccia. Comincia a sentirsi volare in deltaplano. Poi a un certo punto la madre gli dice: sai, io non credo in Dio, però se Dio esiste, noi siamo le sue nuvole. E lui è lì che ci guarda e cerca di vedere in noi delle storie non manifeste. Il bambino è ancora più spiazzato e dice: noi, le nuvole, Dio ci guarda? Sì, ci guarda. E siccome è Dio, non vede solo ciò che si vede, non vede solo noi stesi nel prato, vede anche tutto il potenziale che potremo manifestare. Esattamente come noi nelle nuvole vediamo Achille ed Ettore o Artù. Ecco, questo episodio, che è una colonna portante della mia vita, mi ha sempre fatto molto riflettere. Io ringrazio quel giorno, perché da quel giorno non solo ho cominciato a narrare le storie che vedevo nelle nuvole, forse se sono qui stasera e mi occupo di questo è perché mi è stato insegnato fin da subito l'importanza delle storie, ma ho cominciato anche a vedere, chiamatelo Dio, chiamatelo la coscienza collettiva, chiamatelo l'amore universale, come quella forza inesauribile e bellissima che ci osserva come si osservano le nuvole e vede il nostro potenziale. Ed esattamente come me, che dapprima vedevo solo nubi e poi ho cominciato a vedere le storie, forse anche Dio ci guarda e vede, intuisce le storie non viste che sono dietro la nostra apparenza più superficiale. D'altronde Dio stesso, quando parla di sé, si racconta come una nuvola in cambiamento. Voi sapete che nella Bibbia, quando Dio si vuole presentare, usa un'espressione. Quando io ero bambino
mi era stato insegnato che questa espressione è «io sono colui che è». In realtà, quando ho cominciato a studiare le lingue antiche, ho capito che una traduzione più corretta era «io sono colui che sono». Però ce n'è ancora una più corretta e spiazzante. La traduzione più corretta è «io sono colui che sarò». Pensate che bello! Dio parla di sé e dice «io sono colui che sarò» e rompe ogni forma di cristallizzazione. Rompe la nostra vorace tendenza a fermare l'immagine, a cristallizzarle. Io sono colui che sarò, che vuol dire io sono momento per momento il potenziale che diventerà atto. Io sono la ghianda che diventerà la quercia. Io sono la nuvola che diventerà la pioggia. Io sono colui che sarò. E siccome lo dice lui, chiamatelo Dio, chiamatelo energia suprema, chiamatelo campo di amore universale, chiamatelo coscienza collettiva, ma è quell'energia che ci fa sentire alla fonte tenacemente collegati al tutto e a tutti. Quel giorno mentre guardavo le nuvole e cercavo le forme che quella donna del tutto particolare mi stava raccontando di vedere, ho avuto un'intuizione di quell'energia. Io sono colui che sarò. E la stessa cosa la potremmo dire ognuno di noi riguardo a noi stessi. Provate a pensare di essere stesi su un prato, magari con qualcuno che vi ama e vi fa sentire protetti, o chiamate. Lo tenete per mano, guardate le nuvole, cercate di vedere le forme e dovete fare una serie di operazioni importanti che anch'io da bambino ho dovuto fare. La prima di queste operazioni è far cedere la mente. La mente dice: io non vedo niente, sono solo nuvole. Sono solo nuvole che passano nel cielo, non ci sono forme nelle nuvole. Ma se fai cedere la mente, cominci a vedere Artù, Artù che sta cercando di sfilare la spada dalla roccia. Quando noi diciamo «io non vedo le immagini nelle nuvole», è la stessa cosa di quando diciamo «io non vedo un potenziale altro in me se non ciò che è già stato manifestato». È la stessa cosa che diciamo ogni volta che ci diciamo «ormai è troppo tardi per cambiare, ormai è fatta, la situazione non può cambiare». Quando noi pensiamo questo, non stiamo vedendo niente nelle nuvole. Sono solo nuvole. Per questo è importante stendersi su quel prato con qualcuno che ci ama, perché la mano di qualcuno che ci ama ci ricorda che abbiamo il diritto in ogni momento della vita, fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora, fino all'ultimo minuto, di vedere qualcosa nelle nuvole, che vuol dire di poter dire di me stesso «io sono colui che sarò». E cioè, non ho espresso ancora tutto il mio potenziale, ma c'è un potenziale in me che io non vedo, ma che si esprimerà come Ettore Achille nelle nuvole. Il problema è proprio far cedere la mente, perché la mente ha bisogno, la mente razionale, la mente quotidiana, la mente convenzionale, la mente intellettuale, ha bisogno di dirsi «no, sono solo nuvole», perché quel pessimismo lì è la sua zona di comfort, no? Quante volte lo facciamo?
quante volte lo diciamo rispetto alla nostra situazione individuale e alla situazione collettiva. Ci sono momenti così difficili nella nostra vita personale e nella nostra vita sociale che la tentazione di smettere di vedere qualcosa nelle nuvole è fortissima. E vuol dire cedere. Nelle forme più gravi, quella forma di cedere prende le forme della depressione. Giuseppina ci stava raccontando la storia di Peter Pan e di Harry Potter. A me colpisce moltissimo che l'autore di Peter Pan ha cominciato a raccontare storie per sollevare la madre dalla depressione. L'autrice di Harry Potter ha cominciato a scrivere Harry Potter perché voleva sollevare se stessa dalla depressione per la morte della madre. Loro hanno cercato le figure nelle nuvole, nel momento più triste, quando il cielo era bianco latte e non manifestava niente di credibilmente positivo. Però quell'energia che, come dice Dante, fa muovere tutte le cose di sé, e non occorre essere credenti per crederci, perché i nomi, le circostanze sono solo eventi culturali. Quell'energia parla di sé in tante lingue, in tanti modi, in tante storie, per farsi comprendere nelle varie aree culturali, ma è sempre l'amore universale che parla, e parlando di sé dice: io sono colui che sarò, e ci invita a fare la stessa cosa. Pensate, alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio, come guardando le nuvole, e dire: oggi io sono colui o colei che sarò. Oggi scelgo di non accontentarmi della forma della nuvola, ma di vedere dentro quella forma un'immagine segreta e nascosta, un potenziale che si può tradurre nell'atto. Non mi accontento. Non mi accontento dei confini angusti della narrazione che una parte di me fa su me stesso o che gli altri fanno su me stesso. Miro a una rivoluzione. La parola rivoluzione è fortissima, perché la rivoluzione non è solo quella dei popoli, è quella dei pianeti. Rivoluzione vuol dire giro completo. Faccio un giro completo dentro di me e trovo qualcosa dentro la nuvola che è un'energia inespressa, che è l'isola che non c'è. Perché quando Dio di sé dice: io sono colui che sarò, sta dicendo che lui stesso ha dentro un'isola che non c'è, cioè qualcosa di ancora inespresso. Io non ho la forza di potervelo comunicare, per quanto è commovente questo concetto nelle parole antiche in cui è stato scritto. Pensate che la Bibbia comincia con un'immagine folgorante. Dice: lo Spirito di Dio, la Rua, aleggiava sulle acque, e la terra, che era un insieme informe, prese forma. Potete immaginare un rombo delicato, qualcosa di simile al rombo che succede prima del terremoto, però senza paura. Ecco, quel boato leggero e continuato è la voce del rombo della Rua. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E potete immaginare quel percorso delle nuvole sulla terra come, appunto, Dio che si manifesta come l'isola che non c'è. Io sono colui che sarò, e sono colui che sarò nella realtà. Così si esprime l'amore universale. Noi siamo oggi l'atto concreto, la manifestazione fisica di un'energia che è stata potenziale. Ci pensate? È bellissimo.
Noi siamo qui e ora concretamente a manifestare fisicamente un potenziale che era sublime energia e lo è ancora. E questa energia che si manifesta attraverso di noi prenderà altre forme. Noi passeremo come le nuvole nel cielo e questo ci rende tristi, giustamente, umanamente. Ma quell'energia che ha dato forza alla nostra vita, come un imprinting fortissimo, e dentro la quale c'era scritto tu sei colui che sarai, quell'energia lì è destinata a non morire mai. È quel pezzo di infinito che ci portiamo dentro e che a volte dimentichiamo ogni volta che le nostre narrazioni si chiudono nei confini angusti e stretti delle autoconvinzioni limitanti. Ogni volta che io dico non posso, non me lo merito, non è possibile, io smetto di guardare le forme delle nuvole. E infatti Dio, che è l'amore universale, quindi la sa lunga, dice io sono colui che sarò. C'è una spinta insopprimibile a realizzare le forme di quell'energia. E tutto il testo sacro veicola questo messaggio. Pensate alle parole dell'angelo a Maria nell'Annunciazione. Nulla è impossibile a Dio. Ma perché? Perché Lui è ciò che sarà. E quindi nulla è impossibile a Dio per coloro che hanno fede, che vuol dire per coloro che non sono addormentati nella convinzione limitante che sia impossibile. Certo, se io smetto di guardare il potenziale nelle nuvole, non posso manifestare. Arriva l'impossibile. Smetto di sentire un'energia attualizzante, manifestante. Perché i bambini ci rendono così contenti? Perché ci rendono così gioiosi? Perché loro sono l'espressione più sublime, forte, inesauribile di quel potenziale. Noi li guardiamo correre, li guardiamo sorridere, persino quando li sentiamo piangere. Noi sentiamo la forza della vita, che la mente ci dice progressivamente si riduce. Ma non è vero, perché la forza della vita resta tale e quale. Non è del bambino dire, non è solo del bambino dire io sono colui che sarò, ma è anche del vecchio. Il vecchio ha 100 anni, che sente vicinissima la morte, è ciò che sarà e non ha nessuna importanza la sabbia nella clessidra per manifestare l'energia che porta dentro. Da questo punto di vista, il tempo è una totale illusione. E la grande diabolica tentazione a cui possiamo cadere e nella quale possiamo inchinarci per smettere di guardare le forme delle nuvole è pensare che questa sia retorica. Sì, va bene, lo diciamo, facciamo i percorsi di crescita personale, facciamo i corsi, ci occupiamo di spiritualità, sì, abbiamo sentito parlare della co-creazione della realtà, però c'è una grande clessidra che fa scivolare la sabbia e che ci avvicina al tramonto della vita. E quindi ormai è tardi. Oppure le ferite che porto dentro sono così profonde da non poter essere guarite. Oppure la vita non mi darà
altre occasioni. Ho cominciato questo intervento e ora lo concludo perché sono curiosissimo di sentire la fine della storia della Fazzioli, che è una grande narratrice di storie. Si vede proprio che raccontava tante favole alle sue bimbe. Però voglio chiudere questo intervento col dirvi una cosa. Io mi occupo di relazione d'aiuto, lo sapete. Non c'è un essere umano che entri nel mio lavoro che per me non sia una nuvola. Io cerco di non fermarmi mai all'immagine che porta. Cerco di vedere il potenziale inespresso. E a volte glielo rimando in maniera un po' spiazzante. E gli dico, io vedo questo. Tu sei colui o colei che sarai. Grazie. Sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta, poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano, come ora ne abbiamo dell'infinità. Ma non avremo le mani, non potremo fare carezze con le mani. E nemmeno le guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà le particelle lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura, abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei e affettivo e fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere. E tu sii dolce con ogni corpo. Io sono colui che sarò. Non si può non partire da lì. Riprendiamo i nostri amici, i nostri ragazzi, che ci hanno davvero già insegnato qualcosa di molto importante: la potenza di creare un mondo che va oltre la forma delle nuvole, la potenza di far collassare le nostre credenze limitanti, i nostri pensieri con cui noi siamo fusi. Sapete, in psicologia c'è un termine che si chiama, che è defusione, che è un termine che proprio sta a indicare, è uno dei lavori che noi facciamo appunto frequentemente, cioè la necessità di spostarci dalla fusione che noi abbiamo con le nostre credenze limitanti. È quello di cui parlava prima Giampaolo quando parlava dei pensieri che devono essere collassati. Le nostre credenze limitanti, la nostra mente oggettiva è appunto limitante e limitata. E noi abbiamo bisogno di creare degli squarci, di creare delle aperture. E Peter Pan cercate di avere dei pensieri felici. Nella misura in cui avete dei pensieri felici, spostate la vostra vibrazione e create un mondo dove è possibile essere appunto Achille, Ettore, e non essere limitati nelle forme delle nuvole. Ma e cos'altro ci dicono loro? Perché loro sono davvero due creatori di mondi ed è importante che lo siano proprio i ragazzi, proprio i giovani, perché se tutto in potenza è possibile, loro, i ragazzi, i bambini, i giovani, hanno un sacco di potenza da esprimere. E che cosa fa Harry? A differenza un po' di Peter Pan, forse perché è nato 100 anni dopo, perché Peter Pan ci racconta la bellezza e la meraviglia
della nostra possibilità di stare su un mondo altro. E Harry che cosa fa? Harry si mette in movimento, a differenza di Peter Pan, che sta lì a guardare Ettore e Achille, che è una meraviglia. Lui si mette in movimento. E perché si mette in movimento Harry? Perché Harry ha dentro di sé la percezione che c'è una potenza che ha bisogno di essere espressa. È come se lui, a differenza del suo amico, sapesse che c'è un destino, che c'è una meta, che c'è un progetto, che la sua vita è qua per realizzare qualche cosa. E lo sa talmente tanto che lui opera delle scelte, ne fa due in modo particolare. La prima, alla fine della sua storia, e qui davvero c'è la grande differenza tra Harry Potter e Peter Pan, la prima è quando lui decide di sacrificarsi e di andare verso la morte. Cioè, a differenza di Peter Pan, che è terrorizzato dall'invecchiare, spaventatissimo da quella potenza della vita, spaventatissimo dal procedere, dalle diverse forme che assume la vita con il passare del tempo, Harry non ha paura. Anzi, una delle caratteristiche di Harry Potter, che è poi una delle caratteristiche con le quali noi possiamo spostarci dalle nostre credenze limitanti, si chiama coraggio. Che cos'è il coraggio? Il coraggio etimologicamente è l'azione del cuore, cioè quando il nostro cuore sa che c'è qualcosa che dobbiamo fare, che c'è una meta, che c'è un destino, che c'è una finalità, chiamatela come volete. Insomma, c'è qualcosa che ci spinge a metterci in movimento, c'è qualcosa che ci spinge a procedere, c'è qualcosa che ci spinge a uscire dalla circolarità chiusa e ossessiva delle nostre credenze limitanti. Ecco, vi dicevo, Harry fa una prima scelta, lui va quando sa che non è possibile fare diversamente, lui va e incontra Voldemort e si farà uccidere. Che vuol dire incontra Voldemort e si farà uccidere? Vuol dire che lui va verso quel potenziale, che poi è un potenziale che ci riguarda tutti. Sappiamo che la morte è qualcosa da cui fuggiamo ed è qualcosa che ci accomuna tutti, così come la nascita. E lui va verso. Che vuol dire andare verso? Vuol dire accordarsi con una direzione, con un senso, accordarsi con quel potenziale che tutti noi sappiamo di portare dentro. Quindi a un certo punto lui fa un po' come il Cristo, quando è nell'orto dei Getsemani, che prima tenta di questionare con Dio e dice ma insomma lo devo proprio bere questo calice amaro, quando non ha risposte, quando Cristo non ha risposte da Dio ed è la prima volta che Dio non risponde, lui dice sia fatta la tua volontà. E così Harry va incontro alla morte. E che succede? Succede che davvero viene ucciso, perché Voldemort nel duello lo uccide. Ma succede che proprio perché lui va incontro al suo destino, proprio perché lui va incontro alla sua meta, va incontro a un passaggio spaventoso, tanto spaventoso quanto obbligatorio, succede che lui fa un salto quantico, si trova in quello che potremmo definire un limbo. Sì, si trova davanti a un suo amico, a quello che ho citato prima, al vecchio preside della scuola, che nel frattempo appunto è morto. Si trova davanti lui
in una specie di stazione King Cross a Londra e Silente gli spiega che non è ancora morto e che ha la possibilità di finire il suo viaggio, di finire qui e di andare verso quello che l'aspetta dopo, oppure ha la possibilità di tornare indietro. E qui Harry fa la seconda scelta, decide di tornare indietro. Perché? Beh, io ho pensato, certo che decide di tornare indietro, decide di tornare nella vita, anch'io deciderei di tornare nella vita, ma Harry decide di tornare indietro perché sente che ha ancora qualcosa da fare, perché sente che ha ancora un compito da svolgere, perché sente che ancora il suo destino non è ancora compiuto, che la cosa che deve fare qui sulla terra è manchevole, manca un pezzo. E lì fa la seconda scelta e in effetti va e incontra di nuovo i suoi amici. Lì c'è un espediente perché viene accompagnato da Voldemort come se fosse morto, fa finta di essere morto, ma i suoi amici dicono dobbiamo lo stesso combattere per la nostra scuola, per difendere la nostra scuola dalla fine. Che cos'era la scuola in cui erano quegli alunni? Era la vita, era l'apprendimento speciale che stavano facendo, la scuola come forma di vita in cui venivano propriamente addestrati a spostarsi da questa dimensione del nostro pensiero limitante e ad andare attraverso l'utilizzo della magia. Sapete che cos'è la magia? La magia è l'immaginazione. La magia è la fantasia, quindi loro imparavano attraverso l'utilizzo della fantasia e l'utilizzo dell'immaginazione a rompere i pensieri limitanti e a costruire un'altra realtà. E dunque Harry, con questa seconda scelta, lui sceglie di tornare, sceglie di vivere l'ultima fetta della riconquista di questa possibilità con i suoi amici. E lì c'è, e lì che cosa c'è? Lì si vede che nel viaggio di Harry Potter c'è appunto quello che è scritto nel nostro titolo. Il titolo è Il ritorno all'isola che non c'è. Lì c'è il ritorno. Che cos'è il ritorno? Il ritorno dal viaggio certamente non può essere un luogo in cui noi siamo esattamente come quando siamo partiti. Il ritorno non è mai qualcosa in cui noi non abbiamo perso parti importanti di noi o persone importanti, come è successo ad Harry Potter. Ma il ritorno è il luogo interno che noi possiamo sperimentare nella misura in cui abbiamo ci siamo connessi con quel viaggio che la nostra anima è proprio venuta a fare qui sulla terra, perché lo sappiamo, ce l'abbiamo tutti l'impressione che la nostra vita non sia qui per caso. Tutti noi abbiamo la sensazione che siamo qui e ha un senso, non un senso della vita in generale, il senso del nostro essere qui in questa vita, in questo preciso momento. Quindi la mia vita, la vita di Giampaolo, la vita di Maria Pia, la vostra vita, qui in questo momento. Ecco, noi possiamo ritornare e a quel punto anche specchiarci nello specchio delle brame, perché l'uomo che ritorna e che si è accordato fino in fondo con il proprio destino, potremmo dire con la propria anima, e quindi con quel potenziale che fin dal momento in cui è arrivato al mondo ha cominciato a percepire e che nell'isola che non c'è esprime la sua vibrazione. Che cos'è l'isola che non c'è? È quel luogo in cui noi possiamo riconnetterci con quel potenziale. È quel luogo in cui tutto
tutto in potenza è possibile, e lo è quando abbiamo un anno, a 11 anni, a 60 anni e anche a 100 anni. Ogni volta che intercettiamo quella vibrazione lì, siamo connessi con il potenziale. Ecco, allora il ritorno, quando ritorniamo e ci guardiamo nello specchio delle brame, allora lì che cosa vediamo? Beh, vediamo noi stessi. Dice Silente, l'uomo più felice nel mondo, quindi l'uomo che ha realizzato se stesso, l'uomo che è stato davvero connesso intimamente con quel potenziale, quando si guarda allo specchio vede se stesso. Ecco il ritorno all'isola che non c'è. Non poteva tornare prima Harry. E sapete che cos'è che ha permesso a Harry di fare tutto questo percorso? Perché lui, lo sapete, ha imparato un sacco di trucchi, un sacco di magie, di cui uno, permettetemi di citarlo, è straordinario, si chiama Expecto Patronum. È straordinario perché lo accomuna intanto all'amico Peter Pan, ed è straordinario perché è esattamente quello che stiamo dicendo fino adesso. L'Expecto Patronum è la possibilità che abbiamo noi di affrontare i momenti bui della vita, gli inciampi della vita, le difficoltà, quelle serie, e non è retorica, non è New Age, connettendoci con i nostri pensieri felici, connettendoci con Ettore e Achille che sono lassù che danzano, con i nostri Ettore e Achille, con i nostri personalissimi Ettore e Achille. Ecco, quell'incantesimo è straordinario perché ci insegna una cosa semplice ma potentissima. Provateci. Quando siete nei momenti in cui i vostri pensieri ossessivamente ricorrono e vi mettono un po' come il criceto nella ruota, non ce la farò, ormai, non sono capace, non sono intelligente, non sono all'altezza. Ecco, quando siete intrappolati nei vostri pensieri ricorrenti, provate a chiedere aiuto ai vostri pensieri felici. E dice Harry, più sono potenti, più sono forti. Il suo allenatore è un allenatore molto, molto forte. Gli dice, non bastano questi pensieri felici, Harry, ne devi avere altri, vai alla ricerca. E sapete qual è il pensiero più felice che cerca Harry, che individua Harry? È la connessione tra lui e la sua mamma, di cui ha fatto pochissima esperienza, ma il cui potenziale è rimasto per sempre dentro di lui. E quindi vi dicevo, il ritorno non è stato generato grazie alle magie, agli incantesimi, insomma agli stratagemmi e alle strategie e anche agli strumenti che noi in questa vita possiamo acquisire, che guardate sono molto importanti. È stato fatto dal coraggio e dalla scelta. È proprio la capacità e la possibilità di rispondere. Cioè Harry ha risposto alla chiamata e ha fatto la scelta di essere protagonista, il camminante che cammina e che va incontro alla propria storia, alla propria anima, al proprio destino. E quindi non gli incantesimi, non le strategie, non gli strumenti, che peraltro sono molto importanti, ma il nostro coraggio e la nostra capacità di scelta sono quelle che ci garantiscono un ritorno all'isola che non c'è. Grazie. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto.
Il più bello dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Dunque, se tu sei colui che sarai, per forza conservi dentro un'isola che non c'è. Un potenziale, dicevamo prima, non manifesto. E però, prima vi raccontavo di questo ricordo, di questa madre, di questo figlio, stesi sul prato, che guardano le nuvole e ci trovano le storie e ci trovano la testimonianza di un potenziale che momento per momento trova concretezza. Però, come ci ricorda Giuseppina Tazzioli, ci sono gli inciampi, ci sono i momenti brutti, quelli difficili davvero, ci sono i momenti di scoraggiamento e i momenti di perdita di fiducia e di fede. In quei momenti, se tornassimo sul prato, troveremmo un essere umano in tutto uguale a noi. Noi, steso sul prato, che sta guardando con sguardo un po' perso le nuvole e si è lasciato irretire da due immagini, da due isole che non ci sono e che come un incantesimo lo tengono prigioniero. Uno è ciò che è stato e non può più essere, e l'altro è ciò che non è stato e non potrà essere. Se ci pensate bene, questi due luoghi ci incastrano sempre. Quello che è stato e non può più essere è il luogo della nostalgia, un'emozione a volte lancinante, io la conosco. E quindi sono stato su quel prato a guardare le nuvole che mi riportano le immagini di ciò che è stato e non può più essere. È un incantesimo subdolo, un po' come lo specchio delle brame di Harry Potter. Quante volte ci fermiamo a guardare ciò che è stato e non può più essere? E così il presente perde di energia, di colore. E una voce, un sussurro, il tentatore che ci dice: non potrai più essere felice come allora. E poi c'è l'altra faccia della medaglia, forse ancora più triste, perché se è straziante la nostalgia di qualcosa che si è posseduto, è ancora più straziante la nostalgia di qualcosa che non è stato, che avremmo voluto avere e non ci è toccato. Se è straziante sentire di aver perso ciò che ci ha reso felici, lo è il doppio sentire che non arriverà ciò che ci potrebbe rendere felici. Ognuno di noi ha sperimentato queste due nuvole incantatrici che ci tengono fermi, che sono due prigioni, sono due prigioni malinconiche, ma anche dolci, e a volte ci avvolgono come coperte calde nei giorni freddi. E a volte gli amici cercano di portarci via da lì e noi gli diciamo, come la mattina quando abbiamo ancora sonno: no, un altro pochino, fammi stare ancora un po'. E non ci accorgiamo che perdiamo energia nello stare. Ogni volta che penso a queste nuvole mi viene in mente un'immagine precisa che in Tibet è molto conosciuta e che qualche volta ho già raccontato, ma che si presta benissimo alla situazione di cui stavo parlando,
che è quello dell'incantatore dei cobra. Sapete che in tutta la parte alta dell'Oriente, appunto il Tibet, ci sono questi personaggi un po' magici che fanno questo gioco per strada per pochi spiccioli, cioè liberano un cobra e nel tempo stesso liberano un condor. Ora voi sapete che il condor vola e il cobra striscia, quindi il condor potrebbe facilmente liberarsi, basterebbe volare, però gli occhi del cobra lo incantano, lo ipnotizzano, lo magnetizzano. Dovete immaginare questo sguardo, questi occhi profondissimi del cobra che comincia a guardare il condor e a danzare. Il condor perde la propria identità, si dimentica di avere le ali e piano piano comincia ad avvicinarsi al cobra e fa il movimento esattamente inverso a quello che dovrebbe fare e tutto il pubblico intorno è allibito. Ognuno di noi dice: perché non voli? Perché non voli via? Perché succede tutto molto tranquillamente, come una danza. Sembra inesorabile. Il condor ha smesso di volare, è diventato una sorta di pollo, preso dall'incanto degli occhi del cobra. A un certo punto, colui che per pochi spiccioli organizza il numero tira fuori un tamburello, dà un sonoro colpo di tamburo, desta il condor che si riprende e spicca il volo. Ecco, noi dovremmo ogni tanto, parlo anche per me, perché io ho i miei luoghi con le mie nuvole che mi incantano, dovremmo ogni tanto fare una capatina nel prato di queste due isole, l'isola di ciò che è stato e non può più essere e l'isola di ciò che non è stato e ci pensiamo sempre, e andare a trovare noi stessi, gli stessi sul prato, per dare lo stesso colpo di tamburello, dolce, delicato ma deciso, assertivo, per dire: muoviti da lì. Muoviti da lì, perché se stai troppo lì, se ci stai troppo, perdi energia e l'energia ti serve per andare a cercare le forme nelle nuvole, perché tu sei colui che sarai. Guardate, queste tentazioni, queste due isole invisibili che come due ladroni ci sequestrano il presente, ce le abbiamo tutti, è normale averle. Ognuno di noi subisce il fascino di quella dimensione lì. E però l'anima, questa principessa invisibile e indomita, che non si arrende mai, cerca ogni mezzo per spostarci da lì. A volte il mezzo è un amico che ci chiama, a volte è un amore, a volte è una malattia, a volte è un lutto. Non sempre l'anima sceglie strade facili per toglierci da lì, per ricordarci che la vita è ciò che sarà, è la manifestazione di un potenziale incessante. La cosa che più mi ha sorpreso in tutti questi anni di mestiere, credo che Giuseppina lo possa confermare, perché credo che abbia lei la stessa esperienza, parlando con persone che hanno diagnosi di malattie gravi, molte di queste persone ci dicono: proprio grazie a questa malattia io mi sono preso o presa
il diritto di fare scelte che senza questa malattia io non avrei mai fatto. Io ricordo distintamente una signora con un tumore al seno che mi disse: se non avessi avuto questa malattia, io non avrei fatto niente di quello che sono oggi. Sarei rimasta a guardare due nuvole, quella di ciò che non è più e non può tornare e quella di ciò che non è stato e non può arrivare. Grazie alla malattia ho avuto il mio squillo di tromba. Parlavamo in queste ore con Giuseppina Tazzioli del fatto che tra gli arcani maggiori dei tarocchi, che sono simboli potentissimi, di sapienza, che condensano un'energia molto forte, c'è un arcano che è il ventesimo, il numero 20, il giudizio. L'angelo che squilla la tromba e le persone che escono dalle tombe. Se noi ascoltiamo il suono, lo squillo di tromba dell'anima, usciamo dalle tombe che ci siamo costruiti. E ieri una persona che ringrazio mi faceva notare che siamo nel 2020. 2020-2021, nel senso che nel 2020 è scoppiato il Covid e noi viviamo un lungo 2020 e il 2021 non è ancora mai arrivato, perché siamo fermi lì, siamo fermi a questa dimensione. E quando è scoppiato il Covid nel 2020, che qualcuno legge 2020, vuol dire due volte l'arcano del giudizio, quindi potenziato lo squillo di tromba dell'angelo che ci dice: uscite dalle vostre tombe. Ma parla per me, io non sto dicendo a voi, io lo dico per me. Perché nelle tombe che mentalmente ci costruiamo abbiamo l'atteggiamento di starci, io ho l'atteggiamento di starci, come la mattina quando è freddo e diciamo: no, ancora 5 minuti e poi mi alzo. Avete presente, no? Avete presente? Ancora 5 minuti e poi mi alzo. E non ci accorgiamo che stiamo perdendo energia. Allora, è evidente e non è retorico dire che siamo di fronte a un cambiamento epocale. Siamo i testimoni di un cambiamento collettivo profondissimo. E questo è un dono. Dobbiamo considerarlo anche un privilegio. Cioè, dobbiamo guardare questa nuvola e vederci anche il privilegio che ci tocca, perché siamo testimoni di un cambiamento collettivo di coscienza enorme. Abbiamo una scelta. Possiamo vedere nelle nuvole il temporale, il negativo, la prigione. Possiamo farci incastrare come dallo sguardo del cobra. La tentazione è forte, perché il cobra lo sa fare il suo mestiere. Ondeggia, spalanca gli occhi, danza e manda al condor un messaggio preciso. Non c'è altra soluzione, puoi solo che finirmi in bocca. E c'è tutto scritto. Arrenditi. Arrenditi perché è il tuo destino. E il condor che pensa: beh, in effetti mi sento trascinato. In effetti è quasi più riposante che finisca così. In effetti quasi quasi mi lascio andare e finisco in bocca al cobra. Così è finito tutto. Però oggi a noi viene chiesto di far suonare tutti insieme il tamburo. Insieme. Questa è una responsabilità collettiva, perché ognuno per l'altro, io credo,
deve essere colui che dice all'altro, alla persona che abbiamo accanto, tu sei colui che sarai. Tu devi ancora scrivere la prossima pagina, perché il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. Grazie. Grazie, grazie a voi. Leggesse il nome dei poeti che hanno scritto le poesie per rendergli onore. Il più bello dei mari, che è l'ultima che ho letto, è di Nazım Hikmet, che appunto è un poeta turco, molto famoso. Sii dolce con me, sii gentile, Mariangela Gualtieri. Siamo nuvole, lungamente citate stasera, e la poetessa Chandra Livia Candiani. Grazie, grazie Maria Pia, grazie a voi e rimanete con noi questi ultimi giorni, grazie. Per quanto riguarda San Paolo lo ritroverete lunedì con il mito della caverna. Grazie, grazie e buonanotte.